Un po' di tempo fa ho preparato un video nel quale facevo ascoltare la differenza tra ciò che si sente qui e ciò che si sente sotto. Ora vado ad approfondire l'argomento. Intanto vi faccio ascoltare, quello che è stata una porzione di una lezione, perché gli allievi devono imparare per l'appunto a gestire questa risonanza, e quindi avremo porzioni della composizione che l'allievo stava suonando, l'allievo Oreste Calabria stava suonando, porzioni registrate con il microfono qui e porzioni registrate con il microfono sotto. Ci sarà una sorta di ping pong, uno switching, e nei sottotitoli si vedrà qual è il microfono in quel momento usato. E a questo punto, buon ascolto con l'esempio. Da questo esempio risulta chiara un'altra cosa, cioè che non è vero che l'organo è piatto e che non ha dinamica, perché in realtà la dinamica ce la dà l'ambiente. Se io suono un accordo lungo, per un po' di tempo, da quando ho cominciato, in realtà l'accordo non ha una dinamica piatta, ma ha una dinamica in crescendo, perché abbiamo il suono che sto producendo che si somma con il suono che sta girando nell'ambiente. Da qui questo effetto si percepisce di meno, ma da sotto è molto più percettibile. Dopodiché, quando io finisco, ci sarà il diminuendo. Chiaro che se io gioco con questo, per esempio con una serie di ribattuti, e questi ribattuti scritti tutti uguali, anziché suonarli tutti uguali, io li suono per esempio corto, 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 lungo, 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 io riesco a fare. E il contrario sarà. Questa è la prima cosa sulla gestione dell'acustica. Bisogna giocare moltissimo sulle durate e interagire in modo che lo strumento diventi quanto mai flessibile. A proposito, aggiungo una piccola cosa. Commenti al video appunto sull'acustica, ce ne sono stati molti e tra l'altro ringrazio delle varie domande perché da queste poi si fanno altri discorsi. Per esempio, un commento, mi scrive una persona mi scriveva, è un piacere accompagnare chi canta da questa situazione. Ovviamente è un piacere, detto in maniera un po' sarcastica, come dire, è una sofferenza. In realtà non è una sofferenza, ma il problema di fondo è che spesso e volentieri si confonde la funzione dell'organo quando sta per l'appunto accompagnando l'assemblea.
è forse la parola stessa accompagnamento che porta fuori strada. L'organo in realtà guida l'assemblea. L'organo è da sempre sopra, non c'è la necessità di essere sotto, di avere chissà quali telecamere, chissà quali consolle elettriche in mezzo alla chiesa, chissà quale. Nel momento in cui l'organo sta facendo un accompagnamento, per l'appunto, l'organista deve essere ben consapevole del canto che sta guidando, deve essere ben consapevole dei punti di respirazione, deve essere ben consapevole del testo. Quindi quel canto lo deve conoscere benissimo, esattamente come un direttore d'orchestra conosce benissimo la partitura che si accinge a dirigere, perché per l'appunto l'organo è la guida. È lo strumento che riempie la navata e tutti devono star dietro. Quindi è così come in orchestra c'è il Konzertmeister, c'è il violino guida che gli altri guardano, l'assemblea deve abituarsi a sentire un organista sicuro e andare dietro. Certo che poi tutti dicono: ma non mi vengono dietro. Eh sì, ogni volta che provi tu ad andare dietro, inneschi una spirale viziosa. Più l'assemblea per giorni, per mesi, per anni si abitua all'organista che si siede, che magari è dietro ad aiutare quella persona che sente di meno, quella che sappiamo benissimo come funziona, quella che va per conto suo per l'appunto, e tutti seguono quella, ma no, tutti seguono chissà cosa si deve fare, quindi tutti seguono l'organista, ovvero questa è la situazione migliore per accompagnare. Perché da qui, sapendo come si fa, si conduce e tutti devono venire dietro. Ovviamente in mezzo all'assemblea due o tre persone, quattro, cinque, che sanno bene ciò che debbono fare, che quindi a loro volta tirano indietro, tirano dietro tutta l'assemblea, ci debbono essere. Quindi continua ad essere questa la posizione ideale dell'organo. Del resto qualcuno disse che non si mette una lucerna sotto il moggio, quindi chi produce il suono guida, chi riempie la chiesa di suono deve essere sopra. L'altra cosa che spesso e volentieri si accompagna troppo piano. Si pensa che l'accompagnamento deve essere qualcosa che sparisce sotto le voci, ma a quel punto ancora una volta sparisce il ruolo guida. Le voci non vengono sostenute. È già molto facile per chi canta per amore sostanzialmente, quindi non è un professionista del canto, è calare, per esempio. Quindi ci si segue a vicenda, si sfalda il ritmo. Non c'è sufficiente sostegno sonoro e si sfalda l'intonazione. Ognuno tiene la sua e tutti alla fine dietro le voci e viene fuori una grande stonatura. Siamo partiti dall'acustica, ma queste sono le conseguenze poi dei trattamenti acustici. Probabilmente ci torneremo sopra. Arrivederci.